Salve, benvenuti in questo webinar su Microsoft in Teams. Io sono Zaccaria Canani, sono un Customer Engineer in Microsoft nella divisione Modern Workplace e nello specifico mi occupo di tutte quelle tecnologie legate alla gestione dei dispositivi in ambito Enterprise. In particolare seguo Microsoft in Teams e Microsoft Endpoint Configuration Manager. In questa sessione andremo a parlare di Microsoft in Teams. Faremo un'introduzione su che cos'è questo strumento, quali sono le funzionalità che ci mette a disposizione, quali sono i requisiti e i primi step per poter iniziare a lavorare con questo strumento. Iniziamo quindi cercando di spiegare che cos'è questo strumento e in quale tipo di scenario si colloca. Se diamo un'occhiata a quello che succede negli ultimi anni da un punto di vista dell'IT, notiamo che mentre in passato i dispositivi, gli utenti, le applicazioni e i dati di cui questi utenti avevano bisogno erano confinati all'interno di un perimetro aziendale ben definito, quindi potevo andare a proteggere e decidere chi poteva entrare all'interno di questo perimetro. Negli ultimi anni, invece, abbiamo assistito a quella che viene chiamata una proliferazione di endpoint. Questa proliferazione non è solamente nel numero di dispositivi, ma è anche proprio nel loro tipo. Gli utenti adesso non utilizzano più solamente dei dispositivi desktop oppure laptop, ma sempre più vogliono utilizzare anche i loro dispositivi mobile, siano essi smartphone oppure tablet. Le applicazioni e i dati ai quali questi utenti vogliono accedere non sono più confinati, come dicevamo, all'interno del perimetro aziendale, ma sempre più spesso gli utenti hanno bisogno di accedere a delle applicazioni che stanno sul cloud. I dati sensibili che queste applicazioni trattano saranno quindi anch'essi fuori da quello che è il perimetro aziendale. In uno scenario di questo tipo, quindi, tutta quella che era la filosofia di gestione che avevamo fino a qualche anno fa deve necessariamente cambiare, proprio perché non ho più un perimetro ben definito da dover proteggere, ma questo perimetro diciamo che si è un po' sfocato anche verso l'esterno. In questo cambio di programma dobbiamo comunque sempre ricordarci quelli che sono gli obiettivi dell'utente e gli obiettivi dell'IT. In particolare, l'utente ha bisogno di poter collaborare con gli altri colleghi, ha bisogno di poter accedere in maniera facile a quelli che sono i dati e le applicazioni che necessita per poter lavorare, e ha bisogno anche di lavorare ovunque. Questo ovunque inteso sia in termini geografici, sia proprio in termini di dispositivi utilizzati. Dall'altro lato, gli obiettivi dell'IT sono chiaramente quelli di proteggere i dati e gli asset aziendali, di gestire chi e come può accedere a questi asset e chiaramente di rimanere innovativi con quelle che sono le ultime tecnologie disponibili sul mercato. Spesso questi due obiettivi, quelli dell'IT e quelli dell'utente, vanno in contrapposizione, perché l'obiettivo dell'IT è cercare di limitare quanto più possibile magari l'accesso ai dati aziendali, mentre l'utente, come dicevamo, ha bisogno di poter accedere da qualsiasi postazione. Nel nostro caso, quindi, quello che dobbiamo cercare di ottenere è una sorta di equilibrio tra la produttività o la flessibilità dell'utente e il livello di sicurezza che abbiamo all'interno della nostra organizzazione. Proprio in questo ambito si colloca Microsoft in Teams. Microsoft in Teams quindi è uno strumento di gestione dei dispositivi in maniera centralizzata, quindi da un singolo pannello io posso gestire tutti i miei device, ed è uno strumento cloud. Questo vuol dire che non necessita di nessun tipo di infrastruttura. Tutta la gestione la faccio accedendo semplicemente a un portale web. Come dicevamo, è un unico punto di gestione per computer e dispositivi mobile, quindi non sono limitato solamente ai desktop e ai laptop, ma posso gestire anche i dispositivi mobile, smartphone, tablet e anche dispositivi Mac. Offre funzionalità di Mobile Device Management e Mobile Application Management. Vedremo più avanti in questa sessione qual è la differenza fra questi due tipi di scenari. Aiuta a proteggere gli asset aziendali verificando che i dispositivi rispettino le regole di compliance. Vedremo anche questo durante la sessione, però per dare qualche anticipazione vi posso dire che Microsoft in Teams, una delle funzionalità che ci mette a disposizione è quella di verificare che un dispositivo soddisfi quelli che sono le regole e gli standard che ci siamo prefissati a livello aziendale.
Sulla base di questa verifica, quindi decidere se un dispositivo è compliant oppure no, io potrò dare accesso ai diversi dati aziendali di cui l'utente ha bisogno. Si integra con Azure Active Directory per controllare gli utenti che hanno accesso ai contenuti a cui possono accedere. Questa è un'altra cosa molto importante perché Microsoft Intune ha bisogno di Azure Active Directory, sia per quanto riguarda, diciamo, le informazioni legate agli utenti che abbiamo all'interno della nostra organizzazione, ma anche per le informazioni legate, per esempio, ai gruppi di dispositivi. Vedremo quando vorremmo creare, per esempio, un'applicazione o una configurazione da dover spedire ai dispositivi, dovremmo specificare chi è il target di questa policy. Questi target tipicamente saranno dei gruppi che possiamo creare su Azure Active Directory. Per quanto riguarda i dispositivi supportati, abbiamo già citato che Microsoft Intune ci permette di supportare sia dispositivi più tradizionali, quindi PC e laptop, ma anche i dispositivi mobile. Nello specifico, per quanto riguarda il mondo Microsoft, abbiamo la possibilità di supportare tutte le versioni client, quindi Windows 10, Windows 10 IoT, Windows 10 Teams, Windows 10 Holographic. Per il mondo Apple, abbiamo la possibilità di supportare sia gli smartphone, quindi iOS 12 successivo, i tablet, iPadOS 13 successivo e i Mac OS X 10.13 successivo. Per il mondo Android invece abbiamo la possibilità di supportare tutti i dispositivi che montano Android versione 5 successiva. Prima di parlare di quelle che sono le funzionalità che Intune ci mette a disposizione, facciamo un salto sul portale per vedere da un punto di vista di interfaccia come è fatto il portale di Intune. Quando accedo a Microsoft Intune, vedo già una prima schermata, una prima dashboard, che mi dà una serie di informazioni su quello che sta succedendo all'interno del mio tenant. Sulla parte sinistra ho una serie di voci alle quali posso accedere, per esempio la prima è Devices, e qua dentro troverò tutte le informazioni e tutte le funzionalità che posso andare ad implementare sui dispositivi. Uno dei primi step, infatti, per poter iniziare ad utilizzare Intune è proprio quello di registrare i dispositivi. Questi dispositivi possono essere registrati con una serie di tecniche. Non entreremo nel dettaglio in questo webinar sulle varie tecniche che abbiamo a disposizione, però, giusto per citarne una, il metodo più semplice per poter registrare un dispositivo su Intune è quello di installare una piccola applicazione che si chiama Company Portal. Nel momento in cui voi installate questa applicazione sul vostro dispositivo, sia esso un PC Windows oppure uno smartphone iOS o Android oppure anche un dispositivo Mac, l'unica cosa che vi chiede questa applicazione è di fare login con quelle che sono le vostre credenziali. Nel momento in cui fate questo login, il dispositivo si registra su Intune e lo vedete comparire in questa lista. Già a questo punto, senza nemmeno dover installare o diciamo abilitare quelle che sono le funzionalità di Intune, ho già a disposizione alcune azioni che posso lanciare su questi dispositivi. Per esempio, in questo caso, ho selezionato un PC Windows, vedete che qui nella barra in alto ho una serie di azioni a disposizione. Per esempio, ho questo Retire, che mi permette di cancellare tutti quelli che sono i dati aziendali dal dispositivo, per esempio nel momento in cui questo PC non è più utilizzato, oppure per esempio nel momento in cui l'utente lascia l'azienda. Ho anche la possibilità di lanciare un restart se magari sto gestendo dei dispositivi che sono in qualche location particolare e ho bisogno di riavviarli di volta in volta. Ho anche la possibilità di lanciare delle azioni legate all'antivirus. In questo caso nel mondo Windows, per esempio, posso lanciare una quick scan o una full scan su quello che è il Defender. Ho anche la possibilità, nel caso in cui vado a fare un'integrazione tra Microsoft Intune e TeamViewer, di lanciare una sessione di assistenza remota. Inoltre, qui sulla sinistra, ho anche accesso a una serie di informazioni sul dispositivo stesso. Per esempio, alla voce hardware ho una serie di informazioni legate proprio all'hardware di questo dispositivo, piuttosto che alla voce Discovered Apps, dove trovo tutte le informazioni legate all'inventario software del dispositivo. Tornando alla teoria, quindi, andiamo a vedere quali sono le funzionalità principali che Intune ci mette a disposizione. Queste funzionalità sono, diciamo, alla base 5. Innanzitutto,
Intune ci permette di configurare i nostri dispositivi, quindi nel momento in cui io ho un dispositivo registrato sotto questa piattaforma, posso iniziare a inviare dei settaggi su questo dispositivo. Intune ci dà anche la possibilità di distribuire del software, quindi posso andare a creare e distribuire applicazioni e decidere se queste applicazioni saranno installate in maniera automatica oppure se saranno messe a disposizione dell'utente. E sarà lui a decidere di volerle installare oppure no. Abbiamo anche la possibilità di gestire gli aggiornamenti, quindi nel momento in cui io ho un dispositivo registrato alla piattaforma, posso decidere con quale cadenza andare ad installare gli aggiornamenti di sicurezza. Possiamo eseguire una verifica della compliance, quindi verificare che i nostri dispositivi rispettino le regole che ci siamo prefissati a livello di organizzazione, e infine possiamo decidere sulla base di queste informazioni di compliance come dare accesso a determinate risorse aziendali. Il caso più classico è nel momento in cui un utente vuole accedere, per esempio, alla sua posta, lo può fare solo da un dispositivo che è compliant con quelle che sono le regole di sicurezza che ci siamo prefissati. Andiamo ora a vedere nel dettaglio alcune informazioni aggiuntive su ognuna di queste funzionalità e iniziamo proprio con la configurazione dei dispositivi. Come abbiamo detto, questa è una funzionalità che mi permette di impostare determinati settaggi su un dispositivo. I settaggi saranno chiaramente diversi in base al tipo di piattaforma. È chiaro che su Windows io ho delle impostazioni che saranno diverse rispetto a quelle che, per esempio, posso avere su un telefonino iOS. Questi settaggi saranno oltretutto organizzati in base al tipo di profilo. Questi profili vengono tipicamente chiamati anche famiglie di impostazione. Se torniamo sul portale, andiamo alla voce Device, Configuration Profile, qui posso iniziare a creare quelli che sono i miei profili di impostazione. La prima cosa che mi chiede di selezionare è chiaramente la piattaforma. In questo caso vado a selezionare per esempio Windows 10, dopodiché mi chiede di selezionare il tipo di profilo, quindi abbiamo detto la famiglia di configurazioni che voglio andare ad impostare. Queste famiglie sono organizzate come vedete in base al nome, quindi email conterrà tutte le impostazioni legate al profilo di email che posso andare a configurare sul dispositivo. Profili legati ai certificati mi permetteranno di distribuire dei certificati sul dispositivo. Profilo VPN conterrà tutti i settaggi per la VPN. Profilo Wi-Fi conterrà chiaramente tutti i settaggi per la Wi-Fi. In questo caso vado a prendere per esempio Device Restriction. Do un nome a questa policy. Ecco, e vedete come in questa pagina ho a disposizione tutti i vari settaggi che posso andare a configurare. Per esempio, posso iniziare la voce App Store e magari mi interessa bloccare l'accesso allo store pubblico, quindi permettere solo l'accesso alla parte privata dello store. Scorrendo un pochino più giù, per esempio, trovo anche tutte le impostazioni legate alla stampante, quindi posso andare a configurare in maniera automatica le stampanti sui miei dispositivi. Così come la voce personalizzazione, posso andare a specificare un'immagine da utilizzare come sfondo del desktop. Un altro tipo di policy che posso andare a creare sono, per esempio, tutte le configurazioni legate ai settaggi di sicurezza. Quindi, per esempio, posso creare, in questo caso, una policy che mi controlla il comportamento dell'antivirus. E chiamo Basic AV. Anche in questo caso ho accesso a tutti i settaggi relativi proprio all'antivirus. Quindi, per esempio, posso andare a specificare il comportamento della scan. Posso dire che voglio una scansione veloce ogni giorno alle 10 e una scansione completa magari il mercoledì alle 11 del mattino. Voglio anche andare per esempio a configurare il fatto che le definizioni dell'antivirus le voglio aggiornare ogni 5 ore. A questo punto, cliccando su Next, devo semplicemente specificare chi è il gruppo target per questa policy. La seconda funzionalità che Intune ci mette a disposizione è quella legata alla distribuzione del software. È una funzionalità quindi che ci permette di distribuire applicazioni sui dispositivi da remoto. L'installazione può essere sia di tipo forzato,
quindi un'installazione automatica silenziosa sul dispositivo, oppure può essere di tipo opzionale. In questo caso l'utente potrà decidere se installare l'applicazione oppure no, accedendovi tramite una sorta di catalogo. Si possono distribuire sia le applicazioni che sono disponibili negli store pubblici, sia anche le applicazioni cosiddette line of business, quindi applicazioni che sono state magari sviluppate internamente e per le quali abbiamo proprio il pacchetto di installazione. Oltre all'installazione, possiamo gestire anche quello che è l'aggiornamento dell'applicazione stessa e anche la dismissione di questo software. Quindi, nel momento in cui io, per esempio, sto distribuendo una particolare versione di un'applicazione, se viene rilasciata una nuova versione di quell'applicazione, Intune mi permette anche di gestire proprio l'aggiornamento di questo software su tutti i miei dispositivi. Facciamo di nuovo un salto sul portale per vedere velocemente un esempio. Stavolta alla sezione Apps posso andare a creare un'applicazione. Nel momento in cui clicco sul pannello di creazione, vedete che mi si apre proprio una lista delle varie applicazioni che posso andare a creare. In questo esempio specifico vogliamo andare a distribuire le applicazioni del pacchetto Office. Nella prima pagina mi chiede di andare a specificare le informazioni dell'applicazione, lascio tutto di default. Nella seconda pagina ho un po' di configurazioni specifiche per questo tipo di applicazione. In particolare posso scegliere quali applicazioni della suite andare a distribuire. In questo caso, per esempio, voglio distribuire Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Teams e Word. Gli dico che voglio installare la Monthly Enterprise Channel, quindi voglio fare in modo che il mio Office venga aggiornato su base mensile e che voglio rimuovere ulteriori o diciamo eventuali versioni presenti già sul dispositivo. Clicco Next. In questo caso gli dico che voglio fare un'installazione forzata, quindi aggiungo qui il mio gruppo target di dispositivi, in questo caso questo gruppo che si chiama All Windows 10. Next. E creo. Vedete come con questi quattro semplici clic ho creato e ho distribuito le applicazioni della suite di Office ai miei dispositivi aziendali. Terza funzionalità che abbiamo a disposizione è anche quella relativa alla gestione degli aggiornamenti. Intune quindi ci mette a disposizione la possibilità di decidere come e con quale frequenza vogliamo andare a distribuire gli aggiornamenti all'interno del nostro parco macchine. Questo vale non solo per Windows, ma vale anche per i dispositivi mobile. Tornando nuovamente al portale, andando sulla sezione Device, vediamo un esempio di creazione, in questo caso per Windows 10. Qui io ho già tre policy per la distribuzione degli aggiornamenti. Ho creato questa prima policy che si chiama Ring Zero Pilot. Ho creato questa Ring 1 Extended Pilot e questa Ring 2 General. Sono tre policy che sono distribuite su tre gruppi diversi di dispositivi. Come suggerisce il nome, ho una policy distribuita su quelli che sono le mie macchine di test, questa qui la Pilot. Ho una policy distribuita su un pilota più esteso, quindi chiamata appunto Extended Pilot, e ho una policy distribuita su tutto il resto dei miei dispositivi, in questo caso chiamato General. La differenza fra queste policy riguarda il ritardo con il quale vado ad installare gli aggiornamenti, ritardo rispetto al rilascio ufficiale. Il gruppo pilota installa gli aggiornamenti con 0 giorni di ritardo, quindi il giorno stesso in cui Microsoft rilascia l'aggiornamento. Il mio gruppo Extended Pilot installa gli aggiornamenti 7 giorni dopo e il mio gruppo General 14 giorni dopo il rilascio ufficiale. Questo perché? Questo perché se io mi dovessi accorgere all'interno del mio gruppo pilota che ho un problema di compatibilità magari dell'aggiornamento con qualche applicazione che utilizzo a livello aziendale, posso mettere in pausa gli aggiornamenti negli altri ring, fino a quando non ho risolto il mio problema. La cosa interessante di queste policy è che mi permette di configurare anche quella che è la end user experience. Quindi posso decidere non soltanto il fatto che voglio installare per esempio l'aggiornamento X giorni dopo il rilascio, ma posso anche andare a controllare come l'utente viene impattato da questo tipo di aggiornamenti. Quindi, per esempio, posso decidere quale finestra oraria utilizzare per l'installazione dell'aggiornamento, posso decidere di mostrare delle notifiche all'utente per
prima di eventuali restart, e posso anche decidere se, per esempio, voglio fare dei controlli prima del restart stesso. Quindi magari l'utente è all'interno di una call di Teams, voglio evitare il restart all'interno di questo tipo di scenario. Vi faccio vedere velocemente anche un esempio di policy di aggiornamento per iOS, in questo caso è molto semplice da creare. Vedete che mi basta semplicemente scegliere quale versione di iOS voglio andare ad installare, oppure in questo caso gli dico che voglio installare l'ultima disponibile, e posso andare a selezionare la schedulazione che voglio andare ad utilizzare. Quindi anche in questo caso vedete che con pochissimi clic posso andare a configurare come vado a distribuire gli aggiornamenti all'interno del mio parco macchine. La quarta funzionalità messa a disposizione da parte di Intune riguarda la gestione della compliance. Come abbiamo anticipato prima, posso andare a creare delle regole che vanno a fissare una serie di, chiamiamoli, paletti o requisiti minimi che io voglio che i miei dispositivi soddisfano, e sulla base di questi paletti il dispositivo verrà marcato come compliant o come non compliant. Vedremo poi nel prossimo punto come utilizziamo questa informazione. Tornando nuovamente sul portale, andando alla sezione Device, nello specifico sotto la voce Compliance Policy, vediamo come qui posso creare una policy di compliance, per esempio per Android Enterprise, e voglio creare una policy in modo tale che solo i dispositivi che soddisfano un certo requisito a livello di PIN o password siano marcati come compliant. Quindi do un nome alla mia policy. In questo caso, alla voce System Security, dico per esempio che richiedo un PIN numerico di almeno 8 cifre. Quindi solo i dispositivi che soddisfano questa regola verranno marcati come compliant. Anche qui ho tanta scelta, per esempio, posso nella mia policy di compliance richiedere che il dispositivo abbia anche l'encryption abilitata, piuttosto che richiedere una versione minima del sistema operativo. Per esempio, non so, mi interessa magari Android dalla versione 8 in avanti. Una volta creata questa policy, mi basta semplicemente distribuirla sui miei dispositivi e a quel punto i miei dispositivi verranno marcati come compliant o non compliant in base a quello che è la valutazione. Questo lo vedo dalla lista dei miei dispositivi. In questo caso io ho tre PC che sono dei Windows e vedete come vengono marcati come compliant o non compliant. Cliccando sul singolo dispositivo poi posso andare ad analizzare per quale motivo è stato marcato come non compliant e in quel caso vedrei per esempio qual è la specifica regola di compliance che non viene soddisfatta. Questa informazione relativa alla compliance ci torna molto utile soprattutto in quella che è la quinta funzionalità, ovvero il conditional access. Come abbiamo anticipato, questa è una funzionalità che mi permette di andare a settare dei vincoli per poter accedere a una particolare risorsa o a un particolare dato aziendale e sulla base di questi vincoli, di questi paletti che io mi sono prefissato, posso decidere se innanzitutto dare accesso alla risorsa, ma posso anche decidere se voglio forzare qualche tipo di controllo aggiuntivo. Volendo fare uno schema di come funziona il conditional access, possiamo dire che abbiamo una sorta di calderone. E all'interno di questo calderone iniziamo a buttare dei dati che andremo ad utilizzare per decidere come comportarci. Questi dati possono essere dati che arrivano dall'utente, possono essere dati che arrivano dal dispositivo, possono essere dati che arrivano dalla location dalla quale l'utente si sta collegando, una location che può essere intesa sia come location geografica, sia come location, diciamo, di network, quindi posso avere dei comportamenti diversi in base al fatto che l'utente sia collegato dall'interno della rete aziendale oppure dall'esterno. E posso andare anche a raccogliere delle informazioni relative all'applicazione che l'utente sta utilizzando, quindi un client nativo piuttosto che il browser. A tutte queste informazioni vado poi ad aggiungere una serie di informazioni aggiuntive che arrivano un po' da quello che sono i sistemi di machine learning di Microsoft, quelli che sono i sistemi di real-time evaluation,
e anche a quello che è il livello di rischio della sessione che i nostri sistemi calcolano in quel particolare momento. Sulla base di tutte queste informazioni posso quindi decidere come comportarmi. Posso decidere di permettere o bloccare l'accesso a quella particolare risorsa o a quella particolare applicazione o a quel particolare servizio a cui l'utente vuole accedere. Posso decidere di limitare l'accesso, quindi per esempio l'utente sta cercando di accedere alla posta da un dispositivo che non è tanto sicuro, potrei dire ok, puoi accedere utilizzando il browser, ma non ti faccio salvare gli allegati in locale. Quindi ti do l'accesso, ma è appunto un accesso limitato. Posso richiedere la multi-factor authentication, posso richiedere un reset della password, oppure posso semplicemente anche bloccare quelli che sono i metodi di autenticazione che sono un pochino più legacy. Se torniamo sul portale, vi faccio vedere un esempio di regola di conditional access. In questo caso ho creato questa regola qui, che ho chiamato Force Enrollment and Compliance to EXO. In questo caso la regola semplicemente nel momento in cui un utente prova ad accedere alla sua posta, va a verificare che il dispositivo sia un dispositivo che è enrollato su Intune, ovvero registrato su Intune, che sia anche un dispositivo che soddisfa tutte le regole di compliance. Da un punto di vista dell'utente finale, o meglio del dispositivo finale, se io vado per esempio su questo PC che è stato registrato su Intune, vedo innanzitutto per esempio che sono arrivate una serie di applicazioni, in particolare le applicazioni che io ho creato prima, quindi quelle relative al pacchetto di Office. Queste sono state installate in maniera completamente silenziosa, quindi l'utente non se ne è nemmeno accorto. Se invece vado nei settaggi, in particolare sotto i settaggi relativi agli aggiornamenti, anche in questo caso vedo, per esempio, mi dice Some settings are managed by your organization. Quindi alcuni di questi settaggi sono controllati dalla tua organizzazione. In particolare, per esempio, in questo caso ho questo pulsante che in teoria mi dà la possibilità di mettere in pausa gli aggiornamenti, che è stato disabilitato. Questo è stato disabilitato proprio da una delle policy che io ho creato prima nel portale. Se io da questo dispositivo provo ad accedere alla mia posta, per esempio utilizzando il browser, quindi Outlook.office365.com, essendo questo un dispositivo compliant, di quelli che comparivano con il bollino verde nella mia lista di device, vedete che il conditional access lo valuta come un dispositivo compliant e quindi mi permette di accedere senza nessun problema. Se invece io mi collego da quest'altro dispositivo, che è un dispositivo di quelli marcati come non compliant, nello specifico questo dispositivo qui è un dispositivo sul quale è stato rilevato del malware, se io provo ad accedere alla posta tra questo dispositivo qua, quindi Outlook.office365.com, in questo caso vedete che il conditional access, avendo valutato che questo dispositivo non è un dispositivo compliant, mi risponde con questo messaggio: You can't get to this yet. Your device isn't up to date with your organization's policies. Check its status and take action in your organization device management portal. Quindi in questo caso mi dice proprio che il mio dispositivo non è aggiornato a quelli che sono le mie policy aziendali. Concludere, alcune considerazioni e requisiti su quello che serve proprio per iniziare ad utilizzare Intune. Innanzitutto, Intune fa parte di una suite che si chiama Enterprise Mobility and Security, o più semplicemente EMS, all'interno della quale trovate una serie di strumenti. Abbiamo, per esempio, Azure Active Directory per quanto riguarda la gestione delle identità e degli accessi. Abbiamo Microsoft Intune per quanto riguarda la gestione dei dispositivi e delle applicazioni. Abbiamo Azure Information Protection per quanto riguarda la gestione dei dati, in particolare della sicurezza dei dati. Questo è uno strumento che mi permette, per esempio, di decidere un particolare dato aziendale con quali utenti può essere condiviso.
e questo limita quel dato solo a quegli utenti. Abbiamo anche uno strumento di Advanced Threat Protection, questo in passato veniva chiamato Defender ATP, oggi si chiama Microsoft Defender for Endpoint. Questa suite di prodotti permette di raggiungere quello che è l'obiettivo dell'Enterprise Mobility and Security, ovvero ottenere l'Identity Driven Security, quindi dare accesso alle risorse basandosi sul concetto di identità, in particolare l'identità che può essere un'identità dell'utente oppure l'identità di un dispositivo. Proteggere i dati ovunque essi siano, quindi il dato può essere sia su un dispositivo aziendale sia su un dispositivo personale, può essere utilizzato o consultato dall'interno della mia rete, ma anche dall'esterno della rete, può essere un dato che magari si trova all'interno di un'applicazione che è line of business, che sta girando su un server interno nella mia rete aziendale, o può essere anche un dato che è all'interno di un'applicazione cloud. Terzo obiettivo dell'Enterprise Mobility and Security è quello di fare detection e remediation di eventuali attacchi. Questo perché va bene che abbiamo una identity driven security, quindi stiamo dando l'accesso solo a quelle identità intese come utente dispositivo delle quali ci fidiamo, va bene che proteggiamo i nostri dati ovunque essi siano, ma dobbiamo comunque sempre assumere la possibilità che qualcosa possa andare storto e che potremmo essere compromessi. Ci servono quindi degli strumenti in grado di fare detection e remediation di eventuali attacchi. Questo per dire che Intune potete utilizzarlo sia come strumento a sé, proprio per la gestione dei device e delle applicazioni, però si integra molto bene con tutti questi altri strumenti che vengono utilizzati appunto per l'Enterprise Mobility and Security. Quindi Intune spesso non viene acquistato solo singolarmente, ma viene acquistato all'interno di questo pacchettone che prende appunto il nome di Enterprise Mobility and Security. L'Enterprise Mobility and Security a sua volta è inclusa all'interno di un pacchettone ancora più grande che è il Microsoft 365. Questo pacchettone include sia l'Enterprise Mobility and Security sia le licenze per Windows 10 e Office 365. Quindi con una licenza Microsoft 365 voi avete proprio la possibilità di fare una gestione completa di quelli che sono i vostri asset aziendali. Su cui ci siamo concentrati in questa overview è più che altro lo scenario di mobile device management. Quindi io ho un dispositivo, lo registro sul mio servizio Intune e a quel punto posso iniziare a configurarlo. Configurarlo inteso sia come distribuire i settaggi, sia come distribuire le applicazioni, distribuire gli aggiornamenti e verificare eventuali compliance. Esiste anche un altro tipo di scenario che è il cosiddetto mobile application management. Qui siamo in uno scenario dove magari il dispositivo non è un dispositivo aziendale, è un dispositivo personale. L'utente vuole utilizzare il suo dispositivo per accedere, per esempio, alla posta. Non vuole però registrarlo sotto un sistema di gestione aziendale. Cosa possiamo fare in questo caso? In questo caso entra in gioco proprio questo tipo di scenario, Mobile Application Management. Si tratta di un tipo di gestione che è un pochino più soft, in quanto non richiede che il dispositivo venga registrato sotto il servizio Intune, ma quello che posso fare in questo tipo di scenario è una cosa di questo tipo. Nel momento in cui l'utente prova ad accedere alla posta, io lo forzo ad utilizzare una particolare applicazione. Questo lo posso fare con il conditional access. Quindi, per esempio, gli posso dire: se vuoi accedere alla posta, devi utilizzare Outlook. Successivamente, sull'applicazione Outlook, io ho la possibilità di creare delle policy di sicurezza. Per esempio, posso bloccare il copia e incolla, posso bloccare lo screenshot, posso bloccare il salvataggio degli allegati. Questo fa sì che l'utente possa utilizzare il suo dispositivo personale, può accedere alla posta, però tutti i dati relativi all'azienda rimangono all'interno di questa bolla applicativa che è Outlook. Per questo motivo viene chiamato Mobile Application Management, perché il mio focus di gestione non è sul device, ma è sull'application. In questo webinar abbiamo quindi fatto una panoramica di quello che è Microsoft Intune, abbiamo visto che cos'è, è uno strumento di gestione device in maniera centralizzata, abbiamo visto quali sono le funzionalità principali che ci offre, quindi la possibilità di configurare il dispositivo, la possibilità di gestire le applicazioni su questi dispositivi, gestire gli aggiornamenti, gestire e valutare la compliance dei dispositivi e tramite il conditional access decidere anche come e a chi vogliamo permettere l'accesso alle risorse aziendali.
Per qualsiasi tipo di approfondimento, io consiglio sempre di fare riferimento alla documentazione ufficiale che trovate a docs.microsoft.com/intune. In questo portale trovate proprio qualsiasi informazione relativa a questo strumento, non solo della documentazione su quello che è, diciamo, a livello teorico Intune, quindi le funzionalità principali, ma trovate anche informazioni sulle novità che sono state implementate in Intune. Quindi varie funzionalità nuove, trovate informazioni anche su quelle che sono le feature che sono in sviluppo e trovate anche tutta una serie di guide su proprio come iniziare ad implementare e su come iniziare ad approcciarsi a questo mondo. Inoltre trovate anche quelle che sono le best practice di Microsoft per poter implementare questo tipo di strumento al meglio. Questo è quanto per questo primo webinar introduttivo, grazie dell'attenzione e alla prossima.